Come promesso, ragazzacci, ecco a voi la seconda parte dell'episodio di lunedì, dove avevamo fatto una cosa veramente lezza. Abbiamo un pochettino rotto il gioco, ma va bene così. A noi ci piacciono queste cose. Se vi foste persi la prima parte, invito ad andarvela a recuperare, te l'ho trovata qui nell'altro delle schede. Ricordo inoltre che domani alle 16 ci sarà la live sempre sul Breakout. Di lasciare un like per sostenere me, la serie e il canale, iscrivervi se ancora non siete fatto e lasciarmi un commentino dandomi dei consigli su quello che abbiamo fatto oggi. Come potete vedere ci sono sbloccate diverse cosettine. Qui addirittura ci dà un upgrade kit e invece dalla parte di qua ci dà dell'esperienza. E qui abbiamo avviato la parte relativa alla upgrade. C'è solamente da capire come fare. Dare il silicone, l'acceleration card, ok. Come potete vedere, le due mod che ho scelto, cioè la Thermal e l'Actual Edition, ci danno molteplici possibilità. Per dire, l'Actual Edition ha il magnete, ha l'energia wireless, tra virgolette, un sistema di grinding abbastanza simpatico e il canola power, che è un modo per generare, come dire, energia tramite il canola, che è una pianta. Invece la thermal ci dà la possibilità non solo di avere il classico pulverizer delle macchinari base, ma anche dell'energia, credo più migliore assai, concedetemi il termine, e i backpack. Attenzione, quindi sinceramente avrei quasi voluto iniziare l'Upped, però magari per ora una cosettina abbastanza veloce da fare potrebbe essere appunto quella di fare una fonte energetica un po' più performante che di questa. Quindi qua ho un generatore che metterei qua sotto. Mi serve del charcoal, grazie. E è già carico, va bene. E gli andrei a mettere di fianco lui con qui. Huh. Come glielo metto questo? Ah, upgrade require. Ah, giusto, perché questo qui è il macchinario base, ok? Ha bisogno di essere perlomeno hardened per essere per avere la possibilità di metterci le augmentation. Ok, adesso questo mi fa le gear, eccellente. Quindi io devo capire una cosa: la thermal ha questi sistemi di produzione energetica qua. Credo che la steam dynamo, che è quella che consuma carburante, sia quella che fa per noi, anche se potrei utilizzare quella che va a lava. Però il discorso qual è? Che io di lava sì ne produco, ma ne produco poca, perché questo sistema è abbastanza lento, nonostante che ce ne siano tre. Non è che mi produca chissà cosa, parliamoci chiaro. Quando invece di charcoal ne produco a un'infinità, sono abbastanza a pace per quello. La steam dynamo io come la faccio? Mi serve la copper gear. Ok, la copper gear ne vuole 4 di copper là dentro. Bene, 1, 2, 3 e 4. Salve, mi fai una copper gear? Grazie. Eccola qua. Poi ci serve copper, iron, redstone, e tu sei silver e redstone. Ok, quindi copper, iron, silver e redstone, che dovrebbe essere qua. Ok, quindi silver, redstone, e faccio questo. Ok, quindi dovrei avere tutto perfetto per fare una steam gear. Ora io devo capire, tu signora steam dynamo, quanto produci?
prendiamo un pezzettino di charcoal, fai 40 RF, però non stai andando perché vuoi pure l'acqua. Aia, brutto questo, brutto questa brutta cosa. Allora proviamo a dargli un secchiellozzo e vedere come si comporta. Fa 40 RF, non male, non male, non consuma nemmeno tanto, di conseguenza potrebbe essere facilmente alimentabile. In più, se considero il fatto che la posso aumentare di potenza, potrebbe essere interessante. Ora, questi qui come li faccio? Allora, Invar e bronzo. Ok, sono leghe. Quindi abbiamo bisogno di un polverized. Eccolo qua. Due copper, redstone, piston. Ok. Tu sei con il tin. Perfetto. E ci abbiamo pure il polverized eccellente, che andrei a mettere a sto punto qua per ora. Sì. Tanto questo, vabbè, ok. E quindi ci serviva l'invar, che tra l'altro l'avevo fatto prima, non l'ho messo. No, ho fatto l'electrum. Ah, l'avevo fatti precisi forse. No, eccolo. Però ce ne servono 4. Ok, ne abbiamo solamente 3, quindi ci serve uno di nickel e 2 di ferro. Nickel, perfetto. E poi 1 e 2 di ferro. E dovremmo fare anche l'iron, perfetto, eccellente. Che poi, tra parentesi, sono un pirla, perché probabilmente con l'induction smelter dovrei riuscire a fare lo stesso. E difatti con l'induction smelter lo facevo lo stesso. Ma va bene. Come si fa l'induction smelter? Copper invar, come ti sbagli? Machine frame. Potrei anche valutare di farmi l'induction smelter, sapete? Ma per ora no, perché la mia interessa attualmente è capire bronzo, induction smelter, faremo l'induction smelter. Allora, una gear di invar e 2 di copper, bene, salve. Mi fai una gear di invar e poi me ne fai cortesemente 2 di copper. Poi ci serve della sabbia, 2 pezzettozzi, e poi il machine frame, redstone, ok, e per il machine frame era tin, quindi 1, 2, 3 e 4 di questi. Induction smelter, mi manca tutto ovviamente, però io questo lo posso fare. Poi ci serve questo, manca l'oro, eccolo qua, preso, perfetto, quindi questo qui va qua, qua, e ci abbiamo pure lui. Che ti manca? Ti manca la sabbia. La sabbia 1 e 2 l'ho finita, sono un pirla, piglia qua, ok, olè. E ci abbiamo tutto pure per fare l'induction smelter, che andiamo a mettere qua sopra. Yeah! Hai corrente? Non hai corrente? Perché non hai corrente? Pronto! Non prendi corrente da sotto? Vediamo un po' se girato così ti garba di più. Non prendi corrente. Perché, brutto pezzettino di schifo, te non stai dando corrente al tuo fratello? Proviamo a darti un po' di questo. Ok, hai bisogno dell'affare per bruciare, eh? Va bene, va bene, va bene. Onesto, onesto, onesto. Ok, quindi abbiamo l'induction smelter. Se non ho capito male, se io ti do questo e questo,
tu mi fai qualcosa? No. Se detto tu vuoi il bronzo nell'induction smelter lo dovrei poter ottenere con il tin e il copper, che ne vuoi 3. Ok, vediamo, non sei nemmeno tanto lento e non consumi nemmeno tanto, interessante. Oh bello, 4 di bronzo, ottimo. Me ne fai un altro pochettino per favore, grazie. E adesso con te dovrei riuscire a fare una gear. A questo punto manca solo dell'invar e della redstone. Invar che ne ho solamente 2. Ok, però con l'induction smelter a sto punto con nickel e ferro devo riuscire a fare l'invar. Eccolo. Allora, quindi a sto punto posso fare questo. Yes. Potrei già fare pure questo, però a me mi interessa capire lui quanto produce. Va già a 60, attenzione, sono già 60 RF. Se ne facciamo un pochettino possiamo sopperire al sistemino e generare un po' di energia in più, piuttosto che questi. Sì. Potrebbe essere stata una scelta adeguata. C'è da stare a impazzire un pochettino, però dai, ci sta. Detto ciò, ragazzacci, puntata un po' così, un po' truffaldina, un po' alla mia maniera, un po' quelle che ci piacciono a noi. Qui cos'è successo? Ha preso fuoco tutto? E c'hai a scherzare? Va bene, non facciamoci domande per ora. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate della mia soluzione tecnica. E magari datemi dei consigli su che strada intraprendere nel prossimo episodio. Detto ciò, ragazzacci, ovviamente come sempre, se vi è piaciuto il video invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, a condividere questo video quanti vostri social, di questo lato. Trovatemi in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Dan un abbraccio, un mega saluto, un abbraccio. E alla prossima, gente. Ciao, ciao!